Bentrovati e benvenuti a Vox Populi. Siamo alla 11ª puntata. Do il benvenuto a Frappio Ciampi. Frappio, devo dire che sei proprio a casa tua perché tu annunzi il Vangelo a tutti. Quindi Vox Populi è la persona più adatta proprio in questo contesto. Intanto, come stai? È da un po' di tempo che non ci vediamo. Come va? Ti ringrazio di cuore anche per questo che hai detto. Sì, sono a casa mia perché a me mi piace stare col popolo, vivere questa esperienza. Ringraziamo Dio, adesso sono anche in un'esperienza nuova, poi ne parleremo, proprio sempre più a contatto con il popolo. Sì, sei assessano. Ma Assessano, sì. facciamo qualche passo indietro. La tua è stata una vocazione non da bambino, una scelta da persona, diciamo, adulta e matura. Com'è nata questa scelta? Eh sì, molto, diciamo, molto profonda e a un'età già, io ero segretario all'ufficio imposte sul lago di Garda, lavoravo, quello che adesso è l'ufficio delle entrate, quindi avevo una vita già pienamente impiantata e proprio in quella situazione anche, diciamo, di benessere di tutti i tipi, il Signore è venuto a toccare il mio cuore, io ho fatto un lungo cammino di discernimento. E poi ho avuto la certezza assoluta che la mia chiamata era la vocazione, la vita consacrata e sacerdotale. Quindi mi sono avviato, ho avuto veramente anche la grazia di grandi guide, sacerdoti che mi hanno aiutato in questo discernimento, fino a che sono approdato alla certezza assoluta che questa era la mia chiamata. E veramente ne sento sempre più la convinzione, più anni passano. Quindi diciamo che sono una vocazione adulta che anche era abituato già a stare col popolo, veramente vox populi, cioè ero già abituato a vivere nel mondo, insomma, no? E come si è manifestata questa vocazione? Cioè, così la Sì, scintilla. la scintilla è stata un incontro personale con Gesù Cristo in momenti forti di preghiera. La preghiera è stata, diciamo, l'elemento fondante della mia vita, tant'è vero che adesso ho una comunità contemplativa che però poi, appunto, come diremo, che però poi si è ampliata anche in questo aspetto caritativo molto, molto profondo, proprio degli ultimi, com'è questa struttura dove io mi trovo adesso a Sessano. Tu sei della vicina Campania, come Sì, sei approdato vicinissimo. poi in Molise? Io sono vicinissimo, a un'ora di qua, un paesino in provincia di Avellino. Io sono approdato qua proprio perché ero venuto per vivere questo mio carisma profondissimo di preghiera. Avevo fatto i voti con il precedente vescovo, con i voti da eremita diocesano, proprio per vivere una profonda vita di preghiera. Questo è nato con Monsignor Con Gemma. Monsignor Gemma, sì, che mi aveva fatto professare i voti pubblici nella cattedrale di Isernia col canone 603 di diritto canonico per tutta la vita, come eremita diocesano. Attorno a questa realtà mia di preghiera si sono affiancati alcuni giovani, giovane, e così da questo poi io ho dovuto, diciamo, sviluppare nella volontà di Dio questa realtà, e adesso c'è una comunità riconosciuta con tutti gli statuti Cioè, riconosciuti e ma i tutto voti il resto. sono quelli che, diciamo, di tutti i frati, i tre voti. Certo, i tre voti, solo che io avevo aggiunto un nuovo voto con Gemma che riassume i tre voti. I voti sono povertà, castità e obbedienza, ma io l'avevo fatto nel voto di consacrazione al cuore immacolato di Maria, in cui erano compresi questi voti, no? Era questa caratteristica, questa accezione speciale di questa caratteristica. Comunque, era tua intenzione creare una famiglia proprio un ordine Certo. religioso. Eh sì, poi no, la mia intenzione era quella di vivere da eremita, ma il Signore mi ha mandato questi primi e quindi parlando anche, dialogando con il Vescovo, abbiamo visto che veramente la volontà di Dio è cercare di creare un piccolo nucleo qua in una diocesi poi che aveva fortemente bisogno di una caratteristica del genere, tant'è vero che adesso abbiamo anche una seconda casa in Sicilia, caro Michele, da quando ci siamo conosciuti, adesso ci ha accolto anche il Vescovo di Acireale, Monsignor Raspanti, e ci ha dato un convento dei cappuccini a lingua glossa dove Ah, c'è non lo un'altra conoscevo. comunità, dove c'è un'altra comunità proprio che vive questo, insomma. Quindi l'incontro è stato con Monsignor Gemma, poi Sì. qui a Isernia in diocesi è venuto Monsignor Visco, il quale pure Bravissimo. mi sembra che ha avuto Certo, apprezzamenti per molto, l'iniziativa. molto. E lui ha poi approfondito tutto attraverso Roma, ha approfondito il carisma e via di seguito, e quindi in seguito a questo, e adesso Guccibotti si è accentuato ancora di più tutto questo, perché noi adesso abbiamo un proprium, un carisma col proprium, che si chiama La vita della divina volontà secondo gli scritti di Luisa Picarretta, questa mistica che è serva di Dio Alla quale fai sempre riferimento in sempre, tutte le sì. omelie. Sì, anche perché io dico che
poi ne parleremo all'interno. In questo sono certo che mi ha guidato, come tutto, ma in questo più che mai mi ha guidato la Madonna, perché poi ho scoperto che questa era la sua vita interiore, no? La sua vita interiore, perché ti dico per inciso adesso, no? Poi ne parleremo magari se ci sarà l'occasione, ma dico per inciso, io non sono un meggiugoriano, però ho la più forte esperienza di Medjugorje e la mia è limpida. Io sono andato nel 94 a Medjugorje, quindi diciamo ho fatto i 5 anni di elementari, 3 di medie, 5 di superiori, 6 di università quella lunga e 2 master alla scuola della Madonna, e lei mi ha fatto conoscere proprio questa vita, questo dono, insomma. Sì, poi parliamo di Medjugorje. Sì. Diciamo, poi la famiglia si è allargata. Sì. Con Cibotti, prima c'era la responsabilità della parrocchia a Pesche. Bravissimo, sì, parrocchia da Pesche, da Pesche, da Pesche poi a Sessano del Molise. La famiglia, diciamo, in questo momento soltanto su Isernia, come è cresciuta? Perché io ho parlato in passato con alcuni ragazzi, sì. Allora, aspiranti. Adesso noi qua, io ho 3 suore, già 3 consacrate suore. Io e poi ho altri 2 giovani, già da quando ci siamo visti non c'erano, ci sono altri 2 giovani, di cui uno è proprio di Pesche, uno è proprio di Pesche, Francesco, uno è siciliano, con loro stanno, hanno già terminato il biennio filosofico, hanno fatto il propedeutico, il biennio filosofico al seminario di Chieti, seminario di San Pio X, adesso sono fermi per fare il noviziato, l'anno di noviziato, di preghiera, di raccoglimento completo, no? Quindi questa realtà, praticamente il Vescovo ha voluto, in un progetto diocesano, che si spostasse a Sessano, dove c'è questa cittadella mariana di San Pio, di Padre Pio, che è una realtà che va conosciuta, anche questa per il Molise, perché questa è una realtà veramente voluta da San Pio, là ci sono i documenti, i testi, io potrei fornire tanti elementi a questo proposito, ci sono tante reliquie, per esempio dove io ricevo, io accolgo persone, no? Sai che sono anche esorcista diocesano, questo incarico che hanno voluto i vescovi, no? Ho accolto anche con grande sacrificio, ma ho accolto anche questo incarico di esorcista, le persone che ricevono nella stanzetta c'è proprio il camice di San Pio da Pietrelcina testualizzato quando celebrava, allorché a Roma gli arrivò la lettera che non doveva più celebrare in pubblico, ha consegnato questo camice a padre Carmelo da Sessano, che era stato il suo superiore. Benissimo, sì. E quindi adesso praticamente noi svolgiamo, a fianco a questa forte intensità che non abbiamo mai toccato, di una forte accezione di preghiera, anche questo servizio caritativo. Andiamo a dare da mangiare a questi anziani che sono la maggior parte ammalati con forme molto gravi, anche di demenza senile, problemi psichici. Quindi andiamo ad assistere tutto questo e poi li coadiuviamo in tutti gli aspetti spirituali. Insomma. Anche questa è una bella famiglia. Quella degli anziani. Sì, bellissima. Sono tanti gli ospiti. Sì, adesso saranno, variano tra gli 80, 70, 80, ma a volte hanno toccato anche punte di 110. Infatti noi siamo anche là per far conoscere, poi abbiamo aperto la chiesa al conto al pubblico, quella chiesa bellissima che ha voluto costruire dietro suggerimento di San Pio Padre Carmelo, anche quella adesso è aperta. Io ogni sera là faccio le 3 ore di preghiera, i 2 rosari, la messa, l'adorazione eucaristica, quindi diciamo si sta creando un complesso di movimento veramente, grazie a Dio, molto bello e molto serio. In qualche modo la comunità di Frappio è un po' una cosa unica con la comunità di tutte queste persone anziane che sì. Gli ospiti di quella casa, sì, vivete in qualche modo in simbiosi. Sì, no Michele, questo è proprio come hai detto, guarda, l'hai notato venendo, proprio così è, noi ormai li conosciamo nome per nome, cioè io so come mangiano, le suore vanno a servire i frati, quindi conosciamo un po' tutto l'andamento della casa, veramente una famiglia, veramente una famiglia. Io credo che sia una bella esperienza quella di vivere proprio con queste persone anziane, perché poi loro abbondano in saggezza. Guarda Michele, quello che dice è meraviglioso, perché io ho fatto esperienza di parroco profondissimo, 3 parrocchie, sono stato rettore di un santuario, ho avuto l'incarico di esorcista diocesano, ma ti dico questo dono, che vedo proprio un dono speciale che Dio mi ha voluto fare attraverso il cuore immacolato di Maria, di essere cappellano di questa casa, è il dono dei doni, è una cosa, è un'esperienza che bisogna viverla per sperimentarla, per conoscerla. Immagino che si creano anche dei rapporti con i familiari di questi che vengono a visitarli, certo, in qualche modo loro si sentono certo, più tranquilli. Familiari, personali, sì, molti infatti,
ti sono sincero, questo poi anche il responsabile lo conosce, lo sa. Molti adesso anche vengono, scelgono questa casa anche per questo, perché hanno un servizio spirituale nella pienezza, perché noi gli offriamo tutte le possibilità spirituali di questo servizio. Insomma. Questa ha un nome, un altro nome, la casa per gli anziani, come si chiama? Sì, si chiama Serena Senectus, perché praticamente è una, un subappalto che gestisce questo, però loro ci hanno voluto fortemente, proprio hanno pressato molto insieme col vescovo che desiderava questo progetto, ci hanno voluto proprio per questo aspetto che era un po' carente di una intensità spirituale, insomma, in questa casa. Hai fatto riferimento alla responsabilità che i vescovi hanno voluto darti, quello di tenere lontano, mandare via dalle persone il diavolo, l'esorcista. Com'è questa esperienza? Michele, io questa esperienza già l'avevo vissuta, perché io sono stato qua dall'inizio a svolgere questo, perché Gemma anche aveva desiderato che lo graduassi in questo servizio, no? Ho fatto una forte esperienza insieme anche precedentemente a questo livello. È sicuramente un'esperienza molto forte e molto seria, no? Io vengo adesso, proprio sono stato a fare a settembre un convegno, perché sono iscritto agli esorcisti internazionali, si chiama AIE, esiste un'associazione di esorcisti internazionali dove veramente abbiamo approfondito tanti temi, perché è una materia molto delicata dove ci vuole un discernimento, una serietà, una profondità, e ci vuole anche un apporto di essere coadiuvato da bravi psicologi, psichiatri, perché è un lavoro fatto insieme. Infatti ho un'equipe, già abbiamo parlato col vescovo, ho costituito già un'equipe dove ho una psicologa, una pedagoga, ho un gruppo di volontari, perché io non so se tu hai avuto mai esperienza in questo campo, ma queste persone hanno bisogno di essere tenute, si dimenano a volte in modo forsennato, quindi c'è bisogno anche di persone che le sappia tenere senza provocargli danni e tutto il resto. Noi stiamo facendo tutti i corsi di aggiornamento proprio per questo servizio, quindi mi sottrae anche tanto tempo. Poi ti ripeto, avendo la casa in Sicilia, almeno una volta al mese devo scendere giù, perché fino adesso sono l'unico sacerdote, perché giù in Sicilia c'è Fra Gianmaria, che adesso sta studiando e tra poco dovrebbe essere ordinato sacerdote. A questo proposito ti voglio dare anche una bella notizia, che tu hai conosciuto, ti ricordi, sì, Gianfranco, sì, il giovane? Benissimo, lui ha deciso, con mia somma gioia anche, di vivere invece la vita diocesana, e fra pochissimo sarà ordinato diacono e poi sacerdote. Anche questa realtà è passata attraverso la... Insomma, io sono proprio contento, perché mi sento ormai di questa terra, eh? Io sento proprio la diocesi, la sento come mia, quindi mi fa piacere. Insomma. Ritorniamo a questi corsi fatti di esorcista, sì, a livello internazionale, così il quadro generale, come c'è una presenza forte? Sì, adesso è cresciuta molto, perché io sono andato già precedentemente, proprio all'inizio, quando c'era padre Amort che era il responsabile, adesso è padre Bamonte, un discepolo, diciamo, di Amort, il presidente di questa realtà. È cresciuta tantissimo quando ci sono i convegni internazionali di tutto il mondo. Adesso si alterna, un anno c'è il convegno nazionale dell'Italia e l'altro anno c'è il convegno internazionale, e poi c'è un'alta qualità, un altro profilo di conferenze, di approfondimenti. Ci sono tutti i vari settori teologici, antropologici, psicologici, quindi c'è veramente una profondità, una serietà che sta crescendo sempre di più. Insomma, a parte del maligno si parla anche nel Vangelo. Sì. Non è che un'invenzione. Assolutamente. Papa Francesco ne ha parlato in lungo e largo in questo periodo, cioè questa è una realtà. Ma poi guarda, Michele, per noi esorcisti è una realtà che tocchiamo con mano, insomma, no? Cioè, è una realtà con cui abbiamo a che fare ogni giorno, insomma, no? Cioè, è una realtà che è in crescendo. Proprio da questo viene il desiderio. L'AIE è un'associazione riconosciuta, no? Ormai dall'ufficialità della Chiesa, proprio spinge i vescovi a nominare almeno un esorcista per ogni diocesi. Ecco perché il vescovo ha voluto che io fossi l'esorcista della diocesi di Sennevenafro, perché è anche una pressione che viene dall'esterno, insomma. Vedo che di impegni ce ne sono tanti. Io una volta ho chiesto a Gianmaria qual era la sua giornata e lui me l'ha detto, sono rimasto un pochino così. Vogliamo ripetere, quella è la giornata vostra, della comunità. Sì, Michele, noi ci alziamo alle 5 del mattino, la cella sveglia, alle 5 e un quarto iniziamo la preghiera e preghiamo fino alle 9 del mattino. Adesso poi, stando nella casa di riposo, approfittiamo anche per dire magari il rosario nei reparti attorno, quindi si è arricchita ancora di più. Poi dopo c'è una mezz'oretta personale per sistemarsi, e poi c'è
il lavoro e lo studio, perché noi alterniamo giorni di lavoro a giorno di studio, e adesso diciamo in questo lavoro si è inserito anche questo servizio prezioso di andare a imboccare gli anziani, perché questi hanno bisogno. Quindi fate pure questo? Sì, sì, certo. Noi imbocchiamo gli anziani alla colazione, al pranzo, se hanno bisogno di qualsiasi cosa. Sì, sì, abbiamo scelto anche di coinvolgerci in questo, lo facciamo proprio con grande gioia, Cioè proprio di imboccare, Michele, ti assicuro, perché poi anche se avessero bisogno di essere puliti, di dare una mano agli infermieri, all'osso, noi non ci ritraiamo da questo, anzi per noi è un onore e una gioia, anche perché, ti ripeto, veramente io desidererei anche che fosse conosciuta questa realtà anche da questo punto di vista nella diocesi, per vedere che questi veramente sono gli ultimi degli ultimi, perché hanno proprio bisogno di un'assistenza continua, insomma. L'esperienza con questi è un arricchimento anche per voi? Sì. Molti, sono soprattutto un arricchimento per noi, anche perché, insomma, vedere persone, poter avere la grazia di vedere Gesù in quelle persone che ti chiedono, ti fa sentire vero quel brano del Vangelo che dice: ero ammalato, avevo fame, avevo sete, te lo fa toccare proprio con mano, insomma, lo fa proprio toccare. Tu avevi un desiderio di creare una casa per la comunità, a questo punto, diciamo, ci sono i lavori in corso, è un desiderio che hai accantonato? No. Oppure... No, e questo col Vescovo, proprio anche per questo è stato lo spostamento, no? Se tu hai presente, hai visto la struttura, di fronte alla struttura c'è un'altra struttura che sta decadendo, no? Quella è una struttura che noi abbiamo preso, adesso siamo proprio agli sgoccioli già ormai. Quindi nascerà questa casa? Sì, sì, certo, il comune adesso ci darà la licenza edilizia, noi acquistiamo questa casa che era della parrocchia, della diocesi, così faremo anche un servizio di carità alla diocesi, perché questi soldi che noi daremo per questa realtà li utilizzeranno per sistemare anche la chiesa di Sessano, che ha bisogno di ristrutturazioni, e noi prenderemo questa struttura, e su questa struttura già abbiamo tutto il progetto, già è tutto presentato, già abbiamo tutti i pareri favorevoli, manca soltanto un parere e dobbiamo iniziare, perché poi questa sarà la struttura che ci permetterà di fare un servizio pieno alla casa degli anziani, perché adesso noi siamo appoggiati, arrangiati, ma a noi va bene, perché l'importante c'è la gioia di questa vita, insomma, siamo arrangiati con un pezzo di struttura che ci ha donato il responsabile della casa, insomma. Questo con buona pace di Famiglietti, che creò tanti problemi a Carpinoro. E appunto, vedi, questo è il disegno di Dio, vedi Michele, si chiude una porta e si apre un portone, cioè il disegno era ancora più grande, si è fatto ancora più grande, perché a Carpinone sarebbe stata una realtà, diciamo, esclusivamente nostra, adesso è arricchita, come tu hai detto, da una famiglia che si è ampliata. Io adesso non ho più solo i consacrati, io ho 70 familiari, 75-80 che sono dentro questa struttura, insomma, Salvo ammettere i familiari, quando arrivano pure i familiari di questi pazienti, quando arrivano i familiari, è che giorni di festa, la domenica, beh, lì è che molti vengono dal nord, molti vengono dal nord, io li ho incontrati, ci siamo già scambiati, insomma, e quindi anche questo ha creato un rapporto molto bello, con tutto il personale che c'è coinvolto in questa faccenda, medico, paramedico e tutto il resto, insomma. Per quei pochi che non lo sanno, diciamo che questa struttura è creata da Padre Carmelo. Padre Carmelo è stato il superiore di Padre Pio. Sì, allora Michele, anche qua c'è un disegno perfetto. Io sono di un paesino che si chiama Montefusco, dove c'è un convento di Cappuccini in provincia di Avellino. Io sono andato a rivedermi questa storia perché io non credo al caso, io credo alle Dio incidenze, no? Quando il Vescovo mi ha dato questa proposta, sono andato a rivedere, e cosa ho visto? Che Padre Carmelo, guarda un po' che meraviglia, Michele, dal 50 al 53 era stato superiore dello studentato a Montefusco, al mio paese. No? Stupido. Dopo, dal 53 al 59, da Montefusco era partito per fare il superiore a San Giovanni Rotondo, dove c'era il suo padre spirituale, che da bambino, non so se tu sai il fatto, no? Che Padre Carmelo a 10 anni è stato portato a San Giovanni Rotondo, perché lui era un po' di scoletto, accendeva la coda degli asini, dei ciucci al paese, i genitori l'hanno portato, la prima persona che ha incontrato è stato proprio San Pio.
E da allora è iniziato un rapporto viscerale, intimo, là ci sono i documenti, c'è anche proprio la lettera di San Pio, lettere in cui lo invita a fare qualcosa di bene per il suo paese, dalle sue parti, per aiutare i sofferenti dalle tue parti, dice proprio questo, no? Dice, è veramente un disegno meraviglioso in questo aspetto. Io una volta chiesi a Padre Carmelo la cosa più bella che gli era successa lui durante la vita, lui fece così. Dice aver conosciuto Padre Pio, sì, 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 questo sarà, anche perché lui è stato veramente un figlio spirituale intimissimo di San Pio. La cripta dove adesso c'è San Pio, che l'hanno riportato, sai, che hanno spostato, sì, sì, per sì. Quella l'ha fatta lui. Lui, sì, sì, proprio lui. Quando Padre Pio era vivo, tanto che Padre Pio si arrabbiò, dice, ma che stai facendo? Dice, no, ma io lo sto facendo una cosa per i santi nostri. Ma quale santi? Perché lui, insomma, aveva intuito. Sì, diretto, aveva, e poi lui aveva intuito che lui voleva fare questo per lui, praticamente, no? Bene, parliamo adesso di Medjugorje. Sì. Parlare con te è sempre un piacere, perché poi sei un vulcano. Quindi, sì, Medjugorje, perché forse si è detto qualche parola non precisa sui santuari, su questo santuario. Sì, sulle persone che vanno a Medjugorje, anche davanti a tante conversioni, comunque l'esercito degli scettici c'era. Poi pure il Papa, in qualche modo, forse con un'espressione non troppo felice, quando diceva che la Madonna non manda i telegrammi, diciamo un pochino non ha fatto chiarezza. Adesso invece? Allora, adesso Michele, tu permetti che due secondi ti ricapitolo un attimo l'excursus prima di questo punto. Allora io ti ripeto, io sono il più obiettivo su Medjugorje, questo me lo riconosco come la mio stile. Io a Medjugorje sono andato nel 94 in piena guerra, quando cadevano le bombe, ho visto la bomba caduta davanti alla chiesa di Medjugorje in esploso, con gli occhi miei l'ho toccata, quindi io sono un testimone oculare. Io non ho avuto nessun rapporto diretto con i veggenti perché a me non è mai interessato, io ho sempre avuto la certezza che a Medjugorje è un luogo di grazia speciale, che la Madonna l'aveva scelto per un progetto meraviglioso e lo sentivo nel mio cuore. Quindi io ti ripeto, dal 94 fino adesso io avrò fatto all'incirca, se non un centinaio di pellegrinaggi, mancheranno pochi. Quindi io Medjugorje l'ho vista da frate e l'ho vista da sacerdote, io sono stato nei confessionali, io posso attestarti questo, no? Le file enormi di confessione e di conversioni. Io ho tanti giovani che in un'adorazione eucaristica hanno ribaltato la vita, da droga, sesso e tutto quello che si sa, a una vita intima e profonda con Dio, serie, e operatori seri in parrocchia. Quindi il Medjugorje si afferma di per sé, 2,5 milioni di pellegrini ogni anno, 2,5 milioni di pellegrini ogni anno, senza pellegrinaggi ufficiali, perché c'era quel veto della conferenza episcopale jugoslava, che adesso è stato abolito, e di questo parleremo. Allora, data questa premessa, che la mia non è, diciamo, un giudizio di parte, no, è una verità oggettiva e obiettiva. Allora, per quanto riguarda questo, adesso l'evoluzione è chiara. Cioè adesso non ci sono più ombre di dubbio o temi di smentito, anche riguardo agli scettici devono riconoscere che adesso c'è una chiarezza di fondo lapalissiana da cui non si può più spostarsi. È vero, gli chiedono al delegato del Papa Oser, questo vescovo polacco che ha preso in mano tutta la faccenda da un punto di vista pastorale, è andato a vedere tutto, ha parlato con i veggenti, è stato sul luogo, ha parlato con i padri, ha riparlato, quindi dice, è vero quello che ha detto, è vero quello che ho detto, ripete lui, anche se forse è stato un po' esagerato nei toni, ma è assolutamente autentico che si possono organizzare i pellegrinaggi di preghiera a Medjugorje senza alcun problema, purché siano spirituali e non riguardano le apparizioni della Madonna ai veggenti. Cioè, che cosa vuole dire? Che adesso i vescovi, le diocesi, i sacerdoti, le parrocchie possono ufficialmente, come Lourdes, come Fatima, fare dei pellegrinaggi, andare in pellegrinaggio per vivere tutto quello che c'è in questo luogo, ma non mirandolo però come se fosse un fatto di apparizioni, perché in questo ancora c'è in atto il fenomeno e quindi la Chiesa come mamma protegge tutto questo. Io volevo un attimo toccare anche quell'espressione che tu hai detto del Papa in quel aereo di ritorno, quando ha detto questo aspetto, io credo alla Madonna come mamma, non la Madonna postina che manda i messaggi quotidiani. Oh, allora vedi Michele, io qua invece vedo una cosa molto, diciamo, delicata e importante, no? Io sono uno che conosce Medjugorje, ha visto, no? Allora, Medjugorje
richiede poi un cambiamento di vita, no? Non un attaccamento a esteriorità, fossero anche apparizioni della Madonna, se questo rimane un fenomeno sterile che non ribalta la vita. Io ti posso attestare che ho visto tanti ribaltamenti di vita a Medjugorje. Il prossimo sacerdote che sarà ordinato nella nostra diocesi tra poco, Gianfranco, deve proprio a Medjugorje il salto di qualità nella sua vita, no? No, quindi diciamo, il Papa evidentemente da pastore universale ha detto anche questa espressione per mettere alla prova che qual è, che cosa è la spinta che a noi ci manda, a che cosa è il motivo per cui noi ci leghiamo a Medjugorje, per incontrare la Madonna come mamma o per attaccarci ad aspetti umani che sono transitori e che possono passare da un momento all'altro? E la risposta è questa, cioè il Papa si è preoccupato perché vedi questa intervista, no? Senti che cosa dice anche riguardo al cardinale che lui ha fatto, no? Lei, dice a Oser, ha citato un cardinale albanese che ha detto ai fedeli di Medjugorje di aver avuto l'autorizzazione del Papa. Sì, il cardinale Ernest Simeoni, ti ricordi questo cardinale? Bravissimo. Prima di andare gli ha chiesto a Santo Padre se potevo farlo. Posso benedire tutti i pellegrini a Medjugorje, Santo Padre? E Francesco ha detto di andare assolutamente e di benedire il popolo di Dio anche da parte sua. Quindi ormai abbiamo, cioè adesso, guarda Michele, adesso si vuole essere magari specialisti di cavilli se non si vuole riconoscere la verità di questa situazione anche nei confronti di Papa Francesco. Papa Francesco si è preoccupato del popolo di Dio, ha preso un vescovo espertissimo, perché guarda che questo vescovo era anche il vescovo Oser che ha vissuto in diretta le apparizioni di Chibeo. Riconosciuto, lui era là, quindi è uno specialista, è un medico, è uno specialista, è un pallottino, è un religioso dell'ordine dei pallottini, quindi è stata chiamata una persona con alte qualità, con un grande profilo culturale di preparazione proprio per fare tutto questo. E adesso qua c'è l'ufficialità, non è che, vedi, lei ha detto che il vecchio decreto, sta parlando di Oser, quel decreto che ti ho detto che bloccava i pellegrinaggi, potevano fare solo i pellegrinaggi. Lei ha detto che il vecchio decreto della Conferenza Episcopale della Jugoslavia, che prima della guerra sconsigliava che i vescovi organizzassero pellegrinaggi a Medjugorje, non è più in atto. È così? Confermo. Confermo, prima i pellegrini erano una rarità e durante la guerra si era opportuno procedere così. Quel decreto non è più attivo, quindi adesso ogni diocesi, ogni parrocchia, ogni comunità religiosa che vuole organizzare un pellegrinaggio a Medjugorje con questi fini lo può fare liberamente. Però in qualche modo, certo, l'aspetto religioso c'è, cioè, tutti parlano delle conversioni, le persone che sono andate a Medjugorje comunque sono state in qualche modo colpite, però queste apparizioni ci sono. A me è capitato di sentire su Radio Maria delle interviste, sì, a qualcuno di queste veggenti, no? Loro hanno parlato di questo viaggio che hanno fatto nell'inferno, la Madonna le ha fatto vedere anche l'inferno. Cioè, queste apparizioni, secondo te, ci sono? Perché c'è pure chi dice... ne sono troppe, durano per troppo tempo, arrivano ad orario, perché poi il messaggio della Madonna, insomma, è sempre un messaggio di invito alla preghiera e invito a comportarsi bene, non è che dici fate politica. Ma vedi Michele, ti posso dire ancora di più, io ti dico proprio una cosa che voglio veramente che raggiunga tutti, Michele, guarda, se non si capisce qual è il motivo per cui la Madonna è stata tanto tempo qua, non si capiscono queste apparizioni. Diciamo che questo è iniziato prima che succedesse quel pandemonio nella Jugoslavia. Appunto! Certamente, era la Jugoslavia di Tito, era la Jugoslavia tutta unita, adesso è tutta divisa, Bosnia, Erzegovina, ma se non si capisce il motivo fondante, Michele, che è ancora più profondo, è che io proprio grazie a Medjugorje, perché io ho preso Medjugorje sul serio nella mia vita, cioè ho cercato di vivere quello che la Madonna diceva e la nostra comunità ha cercato di vivere quello che diceva, no? Proprio attraverso Medjugorje io ho scoperto il motivo fondante di queste apparizioni. Lo vuoi sapere qual è, Michele? Perché neanche tu lo conosci ancora, credimi. Non ne conosci. Il motivo fondante di questo è che si deve realizzare la preghiera del cuore di tutta la Chiesa, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. La Madonna ha vissuto solo questa vita, la vita della volontà di Dio fatta sulla terra, perché lei viveva questa volontà sulla terra. Allora lei perché sta
Io lo dico questo, Michele, io dico questo anche ai veggenti. I veggenti non conoscono questo, devono parlare con me che conosco gli scritti di Luisa o chi conosce questi scritti per capire il motivo fondante. Cioè, che cosa sta facendo la Madonna? La Madonna è una mamma, deve insegnare ai figli la vita del cielo qua sulla terra, già che ha incontrato figli che non si sapevano fare più neanche la croce, dall'81 avevano abbandonato tutto, ha dovuto partire dai fondamenti. Quindi adesso è un cammino in crescendo che sta facendo. A me non mi sorprenderà se durassero anche molto di più, non mi sorprenderà, perché io so il motivo perché la Madonna è qua. La Madonna vuole i suoi figli felici nel tempo e nell'eternità, e la vita felice dell'uomo è questa vita della divina volontà. Questa è la vita primaria della nostra vita, la vita di Dio partecipata alla sua creatura, che Adamo ha rotto col peccato originale. Adesso sarebbe lungo, se no amplio troppo il discorso, però per dirti, se si conosci il motivo, non c'è più da confondersi perché tanto tempo, perché tante apparizioni. Qua non si tratta di venire a insegnare una devozione, qua si tratta di venire a portare una vita, e quindi partorire, generare, sviluppare una vita ci vuole tempo, non è una cosa che fai dalla sera al mattino. Quindi, cioè, a me non mi crea problema tutto questo, anche perché tu sai, no, che c'è una commissione che già ha studiato, e da quello che trapela, già da quello che trapela, la commissione è stata favorevole a vedere questo evento, ha visto, perché ha parlato con tutti i veggenti, ha sondato i frutti, no, con tutte le caratteristiche per cui si sviluppa tutto questo. Perché vedi, anche qua, Michele, quando c'è un'apparizione privata, qual è quella di Medjugorje, Fatima, Lourdes, che sia, anche gli scritti di Luisa, Picarretto, o di qualsiasi santo, di Santa Faustina, la Chiesa si pone una domanda fondante. Ma questo dove è contenuto nella parola di Dio, nella Sacra Scrittura? Dove è contenuto questo? Perché che cosa fa l'apparizione privata? L'apparizione privata esplicita qualcosa che già è contenuto, ma che non si vede bene. Vedi, adesso qua è tutto scritto, ma io senza occhiali non vedo. Ponendo gli occhiali vedo, ma gli occhiali hanno aggiunto qualcosa a questo? No, però mi hanno dato la possibilità di vedere. Ecco il senso delle apparizioni private: far vedere quello che già è contenuto nella parola, nel magistero della Chiesa, ma che noi per tanti motivi non abbiamo preso. Se non si comprende questo di Medjugorje, allora ci si confonde di verso la lunghezza, si parla di messaggi, no, ma non è questo, è il cuore di questo messaggio che dice tutto. C'è una differenza tra Medjugorje e gli altri santuari dove è apparsa la Madonna, a Fatima e a Lourdes? Allora, guarda, Michele, tu sei bravo a provocarmi, allora adesso ti voglio dire, io sono stato a Lourdes ho avuto tutto, io sono stato come bareliere, io per esempio perciò sono felicissimo di stare in una casa di cura, perché la mia conversione è venuta attraverso un padre cammiliano che faceva almeno 4 pellegrinaggi all'anno a Lourdes, con gli ammalati, con l'unitalsi, con i treni da solo, no? Quindi io Lourdes lo conosco. Sono stato anche a Fatima e lo conosco. Ho girato tutti i santuari mariani dell'Italia del Nord con questo padre, quindi li conosco. Allora, io ti pongo una domanda a quello che tu mi hai detto. Se tu puoi scegliere di andare a prendere l'acqua in un pozzo o in una fonte zambillante fresca, dove la vai a prendere? In quella fresca. Allora ti sei risposto. E qua sta il punto, qua sta il punto. Il punto sta qua. C'è una fonte zambillante fresca dove adesso la Madonna viene viva. Quindi una fonte zambillante fresca in tutta questa realtà. Quindi preferisco, insomma, io ho conosciuto altre realtà, ma adesso se posso, nei spazi brevi di tempo che ho, io sempre ritorno a Medjugorje. Quante volte ci sei stato fino adesso? Io non saprei contartele, però sicuramente se non sono un centinaio mancano poche, insomma. Io ho fatto tanti pellegrinaggi a Medjugorje, perché te l'ho detto, ho impostato la mia vita anche grazie a Dio attraverso questa esperienza, perché poi ho visto, io sono stato nel confessionale, Michele, io sono stato come sacerdote nel confessionale, ma non si finiva più di confessare, Michele. Io se andavo là nel confessionale alle 5 del pomeriggio, alle 9, alle 10 di sera, ancora c'erano file, 8, 9 di sera, ancora file, e confessioni profonde, radicali, con gente anche che mi ha proprio. Dalle parti nostre c'è una buona devozione. Sì, 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 mamma mia! Ma tanti giovani sono stati toccati proprio nella vita, per esempio quell'adorazione eucaristica. Perché appunto quello che dice Oser, io l'ho detto sempre: Medjugorje è cristocentrica, Gesù Cristo al centro di tutto. La Madonna non viene per lei, viene sempre per ripetere quello che ha detto a Cana: fate quello che lui vi dirà, no? E viene sempre con questa accezione chiarissima. A Medjugorje, per esempio, la Santa Messa, l'adorazione eucaristica, il cuore di tutto. Io ho incontrato una persona, un uomo maturo,
che era, diciamo, anche lontano, no? È arrivato a Međugorje, c'era l'adorazione eucaristica, dice: io sono caduto in ginocchio a quella adorazione, un'ora di adorazione ha ribaltato tutta la mia vita. Adesso è un operatore serio nella sua parrocchia, vive una vita profonda, vive la confessione periodica, la santa messa continua, quotidiana, ha coinvolto tutta la famiglia. Cioè, per dire, insomma, è uno dei tantissimi casi che potrei citare. Io adesso ho un amico sacerdote, proprio qua, della diocesi, no? Che è stato fermo ed è stato un anno e mezzo a Međugorje, a confessare 6 o 7 ore al giorno. Ma lui è estasiato, dice: ma io non vedo l'ora di poter ritornare in quei confessionali, perché là avvengono delle cose straordinarie, prodigiose. Quindi questo è un frutto che noi sacerdoti c'è veramente la cosa. Appunto, chi dà questo input? Michele, io mi chiedo una cosa per dirti, no? Io ho visto giovani fare l'adorazione eucaristica col freddo, cioè si poteva fare solo in chiesa, là non ci sono spazi, la chiesa è piccola per i pellegrini, no? Io ho visto un giovane in ginocchio davanti al muro all'esterno e io mi sono detto: ma come mai nelle nostre chiese, dove cerchiamo di riscaldarle, di tenere un habitat, questi giovani non vengono a vivere profondamente questo? E qua magari anche con clima freddo e tutto, stanno là, che cosa c'è? Allora ditemi, che cosa c'è che muove tutto questo? Giovani che a piedi nudi, io li ho visti insieme a me, salire il Podbro di Krizovac con la corona del rosario in mano, con gli occhi gonfi di lacrime, con confessioni radicali della loro vita, e compresa di impegni e di propositi poi di lavorare seriamente nella parrocchia, di ribaltare la loro vita e di coinvolgere la famiglia. Insomma, cioè, ditemi voi, chi è che provoca tutto questo? Punto interrogativo. È lei. Frappio, siamo in chiusura. Sì. Quella è la telecamera. Vox Populi, ecco, se vuoi dire il tuo messaggio a chi ci ascolta, a tutta la gente, siccome sta per iniziare anche la novena di Natale, quindi ci avviciniamo al Natale, certo. Magari anche un pensiero sul Natale. Certo. Vabbè. Allora, io veramente ringrazio Dio e Michele che mi ha proposto questa occasione, perché per me è bello stare con voi sempre in ogni momento. Ecco, diceva Michele, questo è un momento specialissimo di grazia, veniamo appena da queste feste mariane, l'8 l'Immacolata Concezione, il 10 ieri è stata la Madonna di Loreto, domani la Madonna di Guadalupe, e lei la figura, anche sempre lei Maria, la figura che si staglia anche in questo avvento per prepararci al dono dei doni. Gesù vivo e vero che vuole nascere nel nostro cuore, questo è il Natale. Gesù vivo e vero che vuole rinascere, vuole svilupparsi, vuole crescere nel nostro cuore. Questo è l'augurio che vi faccio, che veramente possiate utilizzare questo momento. Ieri Papa Francesco nell'Angelus ha detto, commentando il brano del Vangelo, ha fatto due passaggi, ha detto: colmiamo i vuoti, ed ha citato i vuoti, ha detto: i vuoti di preghiera, preghiamo poco e preghiamo male, magari colmiamo i vuoti di carità. Ecco, ho detto, io sto facendo questa esperienza meravigliosa di dare da mangiare agli ammalati, agli assedati, è una meraviglia. Colmiamo questi vuoti di carità, colmiamo questi vuoti di penitenza e abbassiamo i monti dell'orgoglio, della superbia, dell'accidia. Grazie Frappio, alla prossima. Grazie Michele, a te, Signore ti benedica, grazie. Međugorje, messaggio del 2 dicembre 2017. Cari figli, mi rivolgo a voi come vostra madre, la madre dei giusti, la madre di coloro che amano e soffrono, la madre dei santi. Figli miei, anche voi potete essere santi, dipende da voi. Santi sono coloro che amano immensamente il Padre Celeste, coloro che lo amano al di sopra di tutto. Perciò, figli miei, cercate di essere sempre migliori. Se cercate di essere buoni, potete essere santi, anche se non pensate questo di voi.
se pensate di essere buoni, non siete umili. E la superbia vi allontana dalla santità. In questo mondo inquieto, colmo di minacce, le vostre mani, apostoli del mio amore, dovrebbero essere tese in preghiera e in misericordia. A me, figli miei, regalate il rosario, le rose che tanto amo. Le mie rose sono le vostre preghiere dette col cuore e non soltanto recitate con le labbra. Le mie rose sono le vostre opere di preghiera, di fede e di amore. Quando era piccolo, mio figlio mi diceva che i miei figli sarebbero stati numerosi e che mi avrebbero portato molte rose. Io non capivo. Ora so che siete voi quei figli che mi portate rose quando amate mio figlio al di sopra di tutto, quando pregate col cuore, quando aiutate i più poveri. Queste sono le mie rose. Questa è la fede che fa sì che tutto nella vita si faccia per amore, che non si conosca la superbia, che si perdoni sempre con prontezza, senza mai giudicare, cercando sempre di comprendere il proprio fratello. Perciò, apostoli del mio amore, pregate per coloro che non sanno amare, per coloro che non vi amano, per coloro che vi hanno fatto del male, per coloro che non hanno conosciuto l'amore di mio figlio. Figli miei, vi chiedo questo, perché ricordate, pregare significa amare e perdonare. Vi ringrazio. Fra Pio è veramente un grande personaggio, un uomo che crede con tutto il cuore nella preghiera. Lui ha fatto delle esperienze nella vita così civile e la vocazione l'ha sentita quando già era grande. Un giorno gli ho chiesto quanto potesse valere il suo saio, mi ha detto: io in cambio di 1 milione di euro non lo cederei. Molto bella anche in chiusura la raccomandazione che la Madonna rivolge a noi, a tutti quanti noi, e queste raccomandazioni, alla luce anche delle nuove aperture che ci sono da parte delle gerarchie, da parte della Chiesa verso il santuario di Medjugorje, assumono un valore particolare. Bene, adesso andiamo avanti. Io negli anni 50, fine anni 50, ero poco più che bambino, ho avuto modo di conoscere un sacerdote di Aquino, padre Alessandro, don Alessandro Iadecola, allora, il quale ci parlava di padre Pio. Lui era un seguace, un fedele di padre Pio da Pietrelcina. Negli anni successivi ho avuto modo di non perdere i contatti con lui e circa 5 anni fa l'ho incontrato a Pontecorvo. Lui era diventato nel frattempo frate, padre, diciamo, aderente ad una congregazione religiosa, i Dottrinari, e era parroco di una parrocchia di Pontecorvo. Sono andato a trovarlo e mi ha raccontato un pochino la sua esperienza, quanto ha conosciuto durante questi 18 anni di vita in comunione con padre Pio. Padre Alessandro ha avuto la fortuna di conoscere Padre Pio, adesso San Pio. Ecco, Padre Alessandro, come è avvenuto questo incontro con l'allora Padre Pio? Per me è stato un grande dono. Io mi trovavo ad Aquino, provincia di Frosinone, e ad Aquino erano tornati da San Giovanni Rotondo
delle persone, una famiglia, la famiglia di un medico. E queste persone erano, durante la guerra, rimaste a San Giovanni Rotondo, mentre il marito, medico, era sotto le armi. Quando tornò il marito, sano e salvo dalla guerra, Padre Pio rimandò ad Aguino questi signori, perché ormai il pericolo era finito per loro. Arrivati ad Aguino, cominciarono a cercare un sacerdote che le potesse seguire in una maniera adeguata come Padre Pio, ma io mi rifiutai, perché io non ero Padre Pio e non avevo la capacità di esercitare il mio ministero come Padre Pio lo esercitava. E loro mi assicurarono: ti porteremo noi, ti accompagneremo noi da Padre Pio. Ed era il giorno 21 marzo del 50. Ma lei era sacerdote nel 50? Ero già da 3 anni sacerdote. E il giorno dopo, il 22 di marzo, io mi confessavo da Padre Pio e senza ricordarmi che era il 3° anniversario della mia ordinazione sacerdotale. Per cui oggi, a distanza di anni, io dal 50 fino ad oggi sono 57 anni che ho conosciuto Padre Pio. E ho festeggiato, andando a San Giovanni Rotondo con gli amici, questa data che erano per me 60 anni di sacerdozio e 57 di conoscenza di Padre Pio. E dopo questo primo incontro che cosa è successo? Perché so che lei ha frequentato abitualmente Padre Pio negli anni 50. Dopo questo primo incontro ho cominciato da una parte ad essere sereno e contento e dall'altra parte anche diffidente, perché alcune cose mi sembravano un po' più difficili che lui lo potesse sapere, le potesse organizzare, le potesse dirigere. E poi mi sono convinto che la sua parola era veramente esatta, le sue previsioni erano giuste e quindi mi sono fidato completamente di lui e feci bene, ho fatto bene. Ma Padre Pio uomo com'era? È una figura poliedrica, una figura che aveva sempre la risposta pronta, sempre. E molte volte parlava anche in dialetto, specialmente con delle persone piuttosto paesane, ma parlava anche in italiano e in altre lingue, anche con personalità che venivano da tutte le parti del mondo. Quindi Padre Pio era molto faceto, raccontava barzellette, ma soltanto quando diceva la messa o quando confessava, la sua condotta e il suo modo di fare era veramente molto più esigente. A proposito di come era Padre Pio, lei ha delle fotografie, ce n'è una in cui vediamo Padre Pio che piange. Sì, questa è una delle foto che fatte nel 65, difatti dietro ho la data 13 febbraio 65, e durante la benedizione serale Padre Pio piangeva, quindi aveva una visione diversa dalla nostra e si commuoveva di fronte alla sofferenza che Gesù riceveva da tanta gente che avrebbe dovuto essere, come si dice, piuttosto benefattrice del Signore, non che castigassero il Signore o si invischiassero un po' del Signore. Quindi Padre Pio, di fronte a questa indifferenza, a questa vita vissuta in una maniera non troppo onesta, soffriva perché il suo Signore veniva offeso. Ce n'è anche un'altra dove vediamo Padre Alessandro che serve la messa a Padre Pio. Sì, questa è una foto, una delle tante foto, ma io non avevo nessuna volontà di farmi immortalare dai fotografi, perché di fotografi ne erano tanti, e quindi questi fotografi volevano prendere, ma questa per caso io l'ho ricevuta perché c'era questo Abrech, questo convertito, questo fotografo tedesco,
ma che viveva a Bologna e poi è venuto a San Giovanni Rotondo, ha con la sua vita dato lustro alle tante occasioni in cui Padre Pio si mostrava o agiva nel ministero, nella chiesetta antica, poi nella chiesetta più grande, che Padre Pio aveva desiderato, ma non era tanto capiente, per cui alla fine dice che avete fatto una scatola di fiammiferi, quindi era piccola. Attualmente c'è la nuova chiesa, che ad alcuni non piace perché legati ai vecchi schemi, alle vecchie immagini, alla vecchia chiesa che ha visto per tanti anni Padre Pio soffrire, celebrare e assolvere dai peccati. Torniamo a Padre Pio vivo. Ecco, lei lo ha incontrato tante volte, no? Ci sono così degli avvenimenti, degli aneddoti, qualche cosa che le è rimasto particolarmente nella mente? Beh, staremo fino a domani a raccontare, con 18 anni di conoscenza di Padre Pio, quindi di cose ne sono avvenute. Padre Pio era anche, tra le altre cose, anche un profeta. Un giorno, che era a San Giovanni Rotondo, perché poi era stato trasferito a Salerno, mi trovavo lì, arrivarono gli amici di Siena, e appena che mi videro dice: domani ti portiamo noi a Salerno. Ogni cosa io chiedevo a Padre Pio come comportarmi. Difatti allora disse: se il padre vuole io verrò con voi a Salerno. Difatti mi era facile parlare con Padre Pio, e chiesi, sono arrivati gli amici da Siena, vorrebbero loro portarmi domani a Salerno, lei che cosa ne pensa? Ma puoi andare, però state attente, perché quella gente ci sta apposta per la strada. Partimmo, era il pomeriggio del giorno dopo, era una Mercedes di un veterinario, e quindi perché non era lavata proprio per venire a San Giovanni Rotondo, era una macchina di lavoro. Eravamo in cinque nella Mercedes. Prima di arrivare ad Avellino, da una curva, c'era la polizia stradale. Ci fermò, doveva farci 5 contravvenzioni perché mancava il libretto della radio a bordo, un fanalino, una cosa, un'altra. Ce ne fecero una soltanto. E disse agli amici: ti ricordi che cosa ha detto ieri il padre? State attenti, perché con la gente ci sta apposta per la strada. Quindi lui aveva previsto il giorno prima che questi signori addetti alla stradale ci avrebbero fermati per farci una delle tante contravvenzioni. È stato testimone di qualche, diciamo, prodigio, di qualche miracolo di Padre Pio? Ma Padre Pio non amava fare i miracoli davanti alla gente. Era che molta gente, tornando a casa, allontanando San Giovanni Rotondo, otteneva il miracolo. Quindi ci sono stati tanti episodi su il demonio, su... So, adesso ricordarli tutti quanti, avrei dovuto un po' scrivere tutte queste conseguenze, questi avvenimenti. Sul demonio certamente era molto potente. Ricordo che c'era un giovane, veniva dalla Romagna, e questo giovane era posseduto. Un certo giorno dalla sua bocca esce questa frase: solo uno mi può cacciare da qui, ed è Padre Pio. Potete immaginare la gioia dei genitori, la gioia degli amici, del parroco. Si organizzarono una macchina e lo stesso giovane, che aveva una forza erculea, fu messo da 4 altri giovani nella macchina. E lui inveiva, dice: guai a voi. Infatti lungo la strada, gomme forate, qualche incidente evitato, comunque arriva a San Giovanni Rotondo. Stava buttato nel corridoio che fiancheggia la chiesetta antica, e con la bava alla bocca, tutto svenuto lì, agitato. E poi il frate che accompagnava Padre Pio, perché Padre Pio non veniva mai mandato solo, aveva sempre bisogno
difensori, perché la gente, o specialmente le donne, se lo sarebbero mangiato vivo. E Padre Pio si ferma con un tono imperioso e dice: tu esci da lì. Questo giovane si alza, piano piano arriva davanti ai piedi di Padre Pio, inginocchiato, sviene. Padre Pio aspettava. Dopo un po' questo giovane comincia a sentirsi nuovo, dentro qualcosa di diverso. Per cui si aggrappa alla gamba a Padre Pio e dice: grazie padre, ma vai in chiesa a ringraziare il Signore. Grazie padre, ancora una volta, ma l'hai capito che deve andare in chiesa a ringraziare il Signore. Alla terza volta, al suo grazie, Padre Pio lo alza, lo bacia, e così tranquillamente lui risale in convento e l'altro va in chiesa a ringraziare il Signore. È uno dei tanti, ma ce ne sarebbero ancora da raccontare, perché è stato veramente un uomo dotato da parte del Signore di tanti carismi. Qualche volta parlava anche le altre lingue, per esempio c'era venuta dalla Cecoslovacchia una ragazza che era scappata, allora c'era Dubčev che faceva il comunista più leggero degli altri, quindi questa ragazza che era arrivata a San Giovanni della Rotonda desiderava confessarsi, ma come fare? Lei conosceva soltanto la sua lingua. Ci fu chi la indirizzò al professore Bianchi, Antonio Bianchi, che era preside alla magistrale, e al padre gli fu detto: c'è questa ragazza che desidera confessarsi ma non sa parlare l'italiano. Il padre dice: mandala domani al confessionale. E difatti va al confessionale e fa la confessione regolarmente. Lui capiva in italiano e lei capiva nella sua lingua. Potete immaginare la gioia di questa ragazza, ringraziava tutti. Poi fu mandata a Latina per il campo profughi. L'anno dopo tornò e l'italiano lo masticava appena. E andò di nuovo da questo professore Bianchi e Padre Pio disse: ma se non sa parlare è meglio che impari prima a parlare, poi viene a confessarsi. Ma l'anno scorso, padre, lei l'ha confessata. Sì, Dio così ha voluto l'anno scorso. San Giovanni Rotondo era meta anche di uomini famosi. Per esempio, a me risulta che anche uomini dello spettacolo, come Carlo Campanini, Macario, cambiarono vita conoscendo Padre Pio. Sì, Macario fu trasportato, invogliato da Campanini, da Carletto, era venuto a San Giovanni Rotondo. Io ricordo che mi trovavo a Borgo Sesia e Macari con la sua compagnia doveva esibirsi nel teatro lì della cittadina e a me interessava parlare con Campanini perché lui avrebbe voluto raccontare la sua conversione, la storia della sua conversione. Datosi che era un mese abbastanza freddo lì a Borgo Sesia, quindi Campanini era stato convertito dal padre ad amare meglio il Signore, ad amare meglio la Madonna, e si era fatto apostolo tra i suoi colleghi di portare queste personalità dello spettacolo a Padre Pio. Tra queste era anche Macario che io ho incontrato alcune volte, e l'ho incontrato in una maniera, la prima volta a Borgo Sesia, perché a Borgo Sesia con la compagnia erano venuti a fare uno spettacolo lì al Teatro Cittadino. Ma era d'inverno, essendo d'inverno io ero rimasto fuori perché non sapeva in quale parte si potessero incontrare loro. E appena che mi vide: qua stai tu, vieni, andiamo al bar, andiamo a prendere qualche cosa. Al solito magari con la sciarpetta e il ricciolino, lui prese del tè e stemme un'ora a parlare di Padre Pio. Ma non parlavo io di Padre Pio, era lui, era magari che parlava di Padre Pio, quando fuori c'erano dei giovani in attesa delle solide firme, solide autografi. Quindi Walter Chiara ha avuto paura di incontrare Padre Pio, perché se incontro Padre Pio poi mi devo cambiare strada. Lui non voleva cambiare strada. Mario Riva, non so, Coppi, ho incontrato Coppi, ho incontrato Beniamino Gigli, e
Enrico Medi, quindi è stato per me un grande dono incontrare queste personalità, perché attraverso la loro testimonianza c'era da poter divulgare l'amore di Dio che aveva attraverso Padre Pio regalato agli uomini. Quindi Padre Pio era abbastanza, come si dice, allegro, e nello stesso tempo portava in giro, mi ricordo, appunto per portare in giro qualcuno, stavamo vicino al corridoio, una finestra che dava sul giardino dei frati. Padre Pio si affaccia e vede passare un frate piuttosto giovane, Padre Agostino. E Padre Agostino passava, Padre Pio dice: Agosti, hai fatto quella cosa? Che padre, come, mi sono raccomandato tanto quella roba che dovevi fare, ma padre spirituale, quale roba? E quindi di fronte all'incertezza Padre Pio dice: Agosti, è lo pesce. Era il primo di aprile, allora c'era l'abitudine di fare degli scherzi in questa giornata di aprile. Sarebbero tanti di questi argomenti per dirvi che Padre Pio è stato un grande dono che il Signore ha regalato alla nostra epoca. Ed io sono stato fortunato perché a fianco al mio sacerdozio c'è stata anche la conoscenza, come io l'ho fatta, di Padre Pio, una merito eccezionale. Adesso ti dico una cosa molto, che l'ho ripetuta il 18 di marzo qui a Ponte Corvo, perché è la prima volta che l'ho detto. Un giorno ero nel coro dei frati della chiesetta antica, Padre Pio era davanti a me inginocchiato, io ero di dietro. A un certo momento Padre Pio mi chiama, dice: vieni con me. Mi portò in un salottino che era lì di fronte al coro dei frati e mi disse: mi voglio confessare. Io rimasi un po' strano di fronte a una proposta simile. Ma mentre che diceva che a me, già si era inginocchiato e col ginocchio aveva battuto per terra, che avevo sentito anche un rumore di questo inginocchio di Padre Pio. Comunque lui si confessa e io dovevo dargli la soluzione, ma non mi ricordavo le parole del rito della assoluzione. Dentro ce l'aveva, ma non riusciva a pronunziarle. A un certo momento Padre Pio mi guarda quasi per dirmi: ma me la dai la soluzione? Io feci il segno della croce, pensando a tutte le cose della formula della soluzione, e così poi tornammo. Quindi io ero rimasto scioccato da questa improvvisa grazia, dono, non so, responsabilità. Quindi penso che tutto questo per me è un ricordo veramente eccezionale. Beh, diciamo che suscita una forte emozione anche in chi sta parlando adesso con Padre Alessandro. E in quegli anni Padre Pio, oltre alla sofferenza fisica dovuta dalle stigmate, c'era anche una sofferenza che gli veniva perché la stessa Chiesa in qualche modo lo perseguitava. Sì, dalla Chiesa, da alcuni dei uomini della Chiesa ha avuto delle batoste, delle proibizioni. E Padre Pio, racconto un episodio abbastanza. Quegli anni in cui Padre Pio non poteva avvicinare se non il confessore, il medico, la mattina il medico, che l'aveva visto un po' giù, dice: padre, da quanto tempo non si è mangiato un bel piatto di spaghetti alla napoletana? Dice: da parecchio non le fanno in convento, che erano i tempi abbastanza poveri, no? Di tutta l'epoca che si viveva. Se io domani portassi un piatto di spaghetti, li mangerebbe? Ah, voglio vedere, se sei bravo, portalo. Lui torna a casa, lì a San Giovanni Rotondo, dice alla moglie: domani
dovresti preparare due piatti di spaghetti col sugo, col ragù. Io intanto vado a Foggia a prendere la carne, perché allora a San Giovanni la carne per il ragù non c'era. La mattina verso le 11 il medico con la mappadella lì tra i due piatti sistemati arriva in convento, col calesse arriva in convento e non trova Padre Pio nella cella. Leva quei pochi libri che erano sul tavolo e organizza proprio una vera tavola per mangiare. Poi va a trovare Padre Pio che stava in coro. Se pensa a cicolare alla porta, Padre Pio guarda, ah sei tu, il medico gli fa cenno che era arrivato, e c'è fuori, tutti tu sotto braccio, si avviano verso il corridoio per andare alla cella numero 5. Quindi, aperta la porta, questi due piatti di spaghetti proprio rossi, fumanti, erano invitanti proprio ad essere mangiati. E allora che cosa avviene? Che il Padre Pio si rivolge al medico e dice: guarda, ti credevo di parola, ma adesso ti sei veramente superato. Fanno il segno della croce, pregano, il Padre Pio mette il tovagliolo nella maniera giusta e sta per mandare giù la prima forchettata, ma si ferma a metà e dice: dottore, chissà quanta gente oggi non mangia, vogliamo fare un fioretto alla Madonna? Quindi il medico certamente è rimasto contento perché aveva soddisfatto un desiderio del Padre Pio, però un po' di amaruccio non aveva. Dopo tutto quel sacrificio, Padre Pio non aveva assaggiato nemmeno un filo di quegli spaghetti. A proposito di cella, c'è questa foto, ecco, se la fa vedere, qui è stata ripresa la cameretta di Padre Pio e sviluppando la fotografia vediamo che cosa è uscito. Ecco, io vedo su questa destra, la parte destra della foto, vedo una mano, le cinque dita e un buco. Quindi Padre Pio con questa immagine ha voluto dire che lui è sempre presente. Tant'è vero che, diceva, tante volte l'ho sentito parlare, farò più rumore da morto che da vivo. Quindi questa immagine che è stata fatta per caso è un documento della sua presenza in mezzo a noi. Ma Padre Pio anche nella vita di Padre Alessandro, diciamo, ha avuto un ruolo. La domanda: Padre Alessandro ha conosciuto Padre Pio, che era un sacerdote secolare, poi Padre Alessandro è diventato frate con i dottrinari, e come mai, frequentando i cappuccini, Padre Pio, diciamo, non è diventato un cappuccino, un francescano? Il padre vedeva più lontano di me e quindi fu lui a farmi fare la domanda per entrare. Io ero cancelliere alla curia di Aquino e frequentavo Padre Pio. A un certo momento mi fa cambiare, direi, da prete secolare a prete regolare, quindi entrare nella congregazione dei padri della dottrina cristiana, quindi i dottrinari. E certamente da quel giorno, il 22 marzo del 50 in poi, c'è stato sempre un feeling, quindi qualche cosa che è rimasta, che non voglio dire, ma comunque io ringrazio il Signore, ringrazio Padre Pio perché mi è stato sempre di sostegno e mi ha dato l'opportunità di realizzare ciò che lui mi ispirava. Io ho tentato di realizzarlo perché le sue parole, le sue previsioni, tutto ciò che lui diceva per me era come il Vangelo. Ho chiesto a Padre Carmelo, il compianto sì. Padre Carmelo, adesso non c'è più Padre Carmelo di Sessano, la cosa più bella che era successa a lui nella vita. E Padre Carmelo mi disse: per me la cosa più bella che mi è successa è stato l'incontro con Padre Pio. Beh, la stessa cosa posso dire io, te l'ho detto. Io ho avuto due grandissimi doni, oltre alla vita, ma il dono del sacerdozio. Tu immagina che quando io celebro la messa, come tutti i sacerdoti, ripetendo le parole del Cenacolo, Dio obbedisce e viene in quell'ostia. Quindi
se questo avviene perché ho ricevuto questo dono del sacerdozio. E poi Padre Pio, perché anche nell'apostolato è stato veramente per me una falsa riga su cui ho camminato e ho sperato di essere sempre fedele e che io non abbia mai creato a lui cattiva propaganda. Tant'è vero che quando si chiedeva a Padre Pio di essere figli spirituali, Padre Pio diceva sì, però non mi fa fare brutta figura, se sei figlio a me, quindi comportati bene. L'ultimo servizio, restiamo ad Isernia, siamo nel 1989, Monsignor Ettore Di Filippo da poco è stato promosso da Vescovo di Isernia ad Arcivescovo di Campobasso. Gli succede nella diocesi di Isernia-Venafro Monsignor Andrea Gemma. Don Antonio Mattei, allora vicario della curia di Isernia, stava preparando un pochino il terreno alla sua venuta. Io ebbi modo di intervistarlo e non tutto andò per il verso giusto. Seguite l'intervista. Si apparta per immergersi a lungo nell'orazione, da cui attinge quella forza che gli è necessaria per andare incontro al suo ministero episcopale. Anche il fatto che egli, prima di scendere a Isernia, vuole fermarsi a Castel Pedroso per consacrare alla Vergine Santissima il suo incipiente episcopato, dice molto. Ci fa vedere in Don Gemma un uomo di grande e profonda spiritualità. Egli è un napoletano, ma solo per caso, solo per nascita, perché suo padre era un abruzzese e la sua mamma era dell'Emilia Romagna. Ed è ancora vivente la sua mamma. E domani sera parteciperò al tripudio della città di Isernia venendo alla funzione della presa di possesso. Monsignor Gemma ha ricoperto vari uffici in seno alla sua congregazione degli Orioniti, cioè della piccola opera della Divina Provvidenza, così si chiama. E egli, prima di tutto, insegnò a Bra nel Piemonte, nel liceo interno della sua congregazione, e poi fu parroco nella parrocchia di Ogni Santi a Roma, a via Appia Nuova, parrocchia tanto estesa, tanto popolosa da essere equiparata a una diocesi, perché sono circa 35-30.000 abitanti. E per inciso, presso la parrocchia di Ogni Santi, abitò e incontrò sorella morte Don Luigi Sturzo. Poi fu parroco nella chiesa di Santa Maria della Provvidenza del Suffragio a Avezzano. Indi nel 1980 fu fatto procuratore generale della Congregazione della Divina Provvidenza. Procuratore generale significa che egli aveva il dovere, l'ufficio, di esplicare, di appianare tutte le difficoltà giuridiche che potevano incontrarsi nell'ambito della sua congregazione, per poter appianare gli affari i quali si presentavano. Poi ecco il nostro vescovo. Egli dice che non se l'aspettava, ma
La provvidenza però sapeva quel che doveva fare. E viene in mezzo a noi, dopo aver anche esplicato un'attività di scrittore, forbito, elegante. Difatti egli è uno studioso profondo di pastoralità, cioè si dedica molto alla conoscenza e alla soluzione dei problemi pastorali, cioè quei problemi che può incontrare ogni sacerdote nel compiere il suo ministero. Ha scritto poi una biografia di Don Orione, che è un vero monumento, e ho potuto constatarlo leggendola in parte, perché gliel'ha regalata a molti dei suoi sacerdoti che sono andati in visita da lui. Egli quindi viene dopo Monsignor Di Filippo. Ecco, io chiedo scusa, la interrompo. A proposito di Monsignor Di Filippo, vorrei sentire un pochino il suo parere su un fenomeno abbastanza strano che sta avvenendo in questi giorni attraverso mass media, anche di una certa importanza. Sembra quasi che si voglia un pochino demonizzare il passato. No, sono due caratteri diversi, anche per configurazione spirituale, ministeriale. Monsignor Di Filippo è stato il vescovo provvidenziale, al quale è stato affidato da Dio l'onere di promuovere la ricostruzione dopo il grande terremoto che segnò l'inizio del suo episcopato. Monsignor Gemma invece è il pastore, perché dopo che si sono ricostruite le strutture per poter operare nell'ambito della ministerialità, ecco che viene un pastore il quale deve strumentalizzare queste strutture per promuovere il regno di Dio. E Di Filippo ha costruito molto. Basti pensare al seminario, che è costato circa 1 miliardo. Ma l'aspetto più bello di questa costruzione è che non ha ricevuto nessuna sovvenzione dallo Stato. Il seminario è stato costruito, cioè, col denaro dei poveri e anche talvolta dei ricchi, ed è divenuto un vero monumento che fa onore a Isernia e che certamente prospererà ancora all'ombra del santuario dei Santi Medici Cosma e Damiano. Don Antonio, chiedo scusa, io credo che, diciamo, ciò che è stato realizzato durante il periodo di gestione, anche se mi sembra così abbastanza antipatico fare questo discorso, in ogni caso ciò che è stato realizzato durante il periodo in cui è stato vescovo di Isernia, Monsignor Di Filippo, credo che non ha bisogno di elencazione, perché tutti abbiamo gli occhi per vedere. Ecco, io invece le chiedevo, visto che si parla di coinvolgimento anche della Chiesa, come se, del clero, come se si sono persi degli anni a Isernia, lei come vicario generale farebbe piacere, insomma, che, sentire che cosa ne pensa. Credo che è un errore madornale dire che l'episcopato di Monsignor Di Filippo è stato un vuoto storico, un vuoto sociale nella nostra città e diocesi di Isernia. Ha realizzato molto, e direi che il suo episcopato fa da collegamento tra l'operato dei vescovi antecedenti, quali Monsignor Lucato, Monsignor Palmerini, e l'operato che noi attendiamo da Monsignor Gemma. Quindi non è stato un vuoto. Egli ha dovuto per forza dedicarsi alla costruzione, a
promuovere il ristabilimento di tante opere che erano perite a causa del terremoto. E questo gli fa onore, perché se non si fosse ricostruito, allora tante chiese ancora sarebbero nelle baracche, ancora sarebbero funzionanti nelle case private. Egli ha costruito e sia benedetto quello che ha fatto. Ora, Monsignor Gemma, certo, non si metterà a fare il costruttore come Monsignor Di Filippo. Lo ha detto già. Non mi farò prendere dalla febbre della pietra, ha detto a me. Quindi si dedicherà alla costruzione della cattedrale delle anime. Si dedicherà alla promozione delle associazioni religiose, alla frequenza dei sacramenti. Già c'era stato un rilancio sotto Monsignor De Filippo anche sotto questo profilo. Però, ora che la ricostruzione della diocesi è in fase avanzata, potremo beneficiare delle strutture realizzate affinché veramente la spiritualità possa avere incremento, possano allargarsi i confini del regno di Dio. Quindi io dico grazie a Monsignor Di Filippo per quel che ha fatto, grazie per la costruzione e ricostruzione che ha promosso, la quale è stato un periodo transitorio, perché quando si costruisce si sta sempre in periodi transitori. Grazie per le opere che ha realizzate e grazie, diciamo anticipatamente, a Monsignor Gemma perché per quello che farà in ordine alla spiritualità, perché noi abbiamo bisogno di sentire il calore del nostro amore a Dio, del nostro amore al prossimo, abbiamo bisogno di sentirci cristiani, non soltanto nelle apparenze, non soltanto quando intervengono i nostri interessi a sostenere la nostra fede, dobbiamo sentirci cristiani sempre. E questo farà Monsignor Gemma, egli sarà il pastore che ci guiderà, ci arricchirà di Dio. Siamo in chiusura, che dire, abbiamo pensato di presentarvi un programma un pochino diverso, di politica si parla troppo spesso e in tutte le televisioni, questa volta abbiamo pensato di dare spazio un pochino allo spirito, siamo un pochino un discorso più leggero, con Fra Pio prima, con Padre Alessandro dopo e Don Antonio Mattei in chiusura. Grazie a Danilo Scaringi per le riprese, il montaggio e la regia, grazie anche a Giovanni Battimocce che ci ha fornito alcune immagini della casa di Fra Pio quando era ancora a Pesche e le cerimonie della vestizione di alcuni suoi aspiranti frati che adesso stanno per diventare frati a tutti gli effetti. Grazie a tutti voi ovviamente che da casa ci avete seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana.